Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono la Sasa per chi non mi conoscesse ed oggi sono qui con un nuovo. In modo tale da illuminare un pochino di più, però lasciamo stare, iniziamo col video. Come avete letto dal titolo, vi farò vedere alcune cose che ho comprato un po' di tempo fa in selleria. Va bene, nel titolo ci sarà il nome della selleria perché in questo momento non lo ricordo. Sono andata fisicamente per la prima volta in selleria a comprare qualcosa e poi è stato troppo bello, c'era troppa roba, però cioè io non avevo l'imbarazzo della scelta, volevo comprare cose che non mi servivano, eccetera, eccetera. Però vabbè, comunque iniziamo subito. Come prima cosa vi faccio vedere questo, che è, come vedete, è un detergente senza risciacquo, che è appunto lo shampoo secco, perché appunto non mi ricordo se ve l'ho detto in un video, però comunque talo bene non può essere lavato per via degli zoccoli e quindi ogni tanto preferisco comunque dargli una pulita. Non lo uso comunque tutti i giorni perché non fa bene, cioè come non fa bene lavarlo con lo shampoo tutti i giorni, non fa bene lavarlo tutti i giorni, non fa nemmeno bene lavarlo con lo shampoo secco tutti i giorni, quindi diciamo quando è molto molto sporco magari lo aiuto, diciamo che è un aiuto per quando veramente è super sporco. E devo dire che lucida un sacco il pelo, funziona davvero, e l'ho usato comunque 2 o 3 volte in alcuni punti un po' critici, ecco, non l'ho mai usato per tutto il corpo. Sulle balzane funziona, devo dire che diventano proprio lucide e quindi sono molto contenta alla fine di questo mio acquisto, mi durerà un sacco, quindi molto bene. Come seconda cosa vi faccio vedere un nettapiedi, è un nettapiedi semplicissimo, e i nettapiedi ne servono di più, comunque ce l'ho in casa. Terza cosa, ho comprato dei biscotti alla carota, che questo è un vaso di pesche sciroppate, dove avevo messo anche i biscotti che avevo fatto io, comunque sono questi al gusto carota del trattore e basta. Devo dire che a Talube piacciono molto, molto. Dopodiché ho comprato una magnifica capezza in corda, che non ho ancora usato molto bene. No, allora, ho comprato questa capezza in corda per un po' per girarlo, un po' per lavorarci, per giocarci, ma non ho ancora avuto il tempo, non ho avuto ancora l'occasione. E perché comunque quando dovevo girarlo me lo dicevano il giorno stesso, perché comunque andando appunto come ho scritto sulla pagina Instagram, non so se mi seguite, se non mi seguite andate a seguirmi che cerco di aggiornarvi il più possibile o comunque un minimo. E niente, comunque appunto faccio il grass, ho aiutato a fare il grass in maneggio, quindi magari se c'era il mio cavallo da girare me lo dicevano e lo giravo, e quindi questa però era a casa, perché comunque non avevo troppo tempo da starci, perché comunque avevo anche i bambini, eccetera, eccetera, e quando ho lezione, quindi vabbè, questa che non ho ancora usato, e non vedo l'ora di usare. Anche ovviamente lo spazio sul mio telefono ha deciso di finire in questo preciso istante. Comunque sto dicendo che i biscotti li avevo presi appunto insieme alla capezza per giocarci, per giocare con Talube, per fare un po' di cose insieme, ma appunto non ho ancora avuto un minuto di tempo, quindi vabbè. Questo è quanto. Dopodiché, come ultima cosa, ho comprato le stinchiere. Sì, perché quelle che usavo con Talube iniziavano a distruggersi, nel senso che gli elastici non tenevano più molto, e quindi ho deciso di comprarle. Anche se in realtà per ora ho deciso di usarle solo in gara, di usare ancora un attimo quelle o comunque quelle della scuola, che sono comunque ottime. Poi quando avrò l'occasione ne comprerò un altro paio, possibilmente uguali o comunque
quelle sempre della Veredus, ma che costano magari un attimino di meno, cioè quelle con gli strap magari, non lo so. Vedo comunque queste per ora le ho usate una volta in gara e devo dire che mi trovo super bene, sono davvero molto molto belle. Sono queste semplici, cioè quelle, non quello, cioè il modello non quello con lo strap, quello subito dopo. E cioè io sono innamorata, follemente innamorata, ovviamente sono marroni perché sono abbinate alle paranocchie, perché se no no. E poi boh, perché io amo, vorrei tanto avere tutti i finimenti marroni, però vabbè, comunque le stinchiere, le paranocchie le ho marroni. Come sempre avete letto dal titolo, volevo, tra virgolette, recensire alcuni prodotti che ho comprato in precedenza sulla selleria online, perché comunque alla fine ho comprato quasi tutto lì, le ultime cose, eccetera, e quindi volevo appunto recensire un paio di cose, perché ci sono alcune cose che, con cui mi sono trovata molto bene, altre un pochino di meno, ma vabbè. Vedremo. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, avevo comprato questa spazzolina che non vi avevo fatto vedere perché non ce l'avevo qui. Avevo messo la foto, che è la spazzolina con appunto le rotelline, e di qua è una striglia normalissima, e di qua appunto c'ha le palline. Talumè è follemente innamorato di queste palline, soprattutto in un punto specifico gli piace davvero un sacco. E quindi dopo la lezione, o comunque quando riesco a passare del tempo con lui, quando gli faccio gli zoccoli, cerco sempre poi di passargli queste palline in quel magnifico punto a cui lui piace davvero tantissimo. E basta, poi comunque gliela passo un po' su tutta la schiena in modo tale che si rilassi un pochino e basta. Quindi sono super contenta di questo acquisto, anche se ogni tanto mi cade la pallina in mezzo. Perché è fatta appunto proprio in modo che si possano staccare. Non so se vedete, ci sono tipo i dentini. E quindi si possono proprio staccare in modo tale da pulire le palline, eccetera. Perché comunque sto dicendo che niente, il mio telefono non collabora. Sto dicendo che appunto le spazzole vanno tenute pulite. Perché magari gli abbiamo pulito una parte del corpo dove c'era un'infezione o un qualcosa che no, con una spazzola, quindi vanno comunque periodicamente pulite. Niente, detto questo, siamo oltre. Volevo farvi vedere appunto, cavolo, questo che è il gel rinfrescante che in realtà ho usato tipo 3 volte. Ma appunto perché comunque non potendolo lavare, non potendolo più lavare, cioè no. Nel senso, devo vedere se la creta magari di comprare quella, che magari se posso solo spazzolarla quella. Nel senso che tanti la lavano via proprio, ma voglio vedere se è fattibile il solo grattargliela, cioè solo spazzolargliela via. Quindi se lo sapete scrivetemelo nei commenti, che così inizio a farmi un'idea. E basta, quindi non, cioè, lui in sé sono contenta abbastanza, però non posso usarlo. Altra cosa è appunto l'ultima cosa, caduto tutto, l'ultima cosa è la lozione alla citronella e al geranio, che devo dire che funziona, per funzionare funziona abbastanza, solo che, come si dice, ho dovuto cambiare contenitore perché aveva uno spruzzino indecente, probabilmente ve l'ho detto in un altro video, c'ho un déjà vu. Vabbè, e quindi l'ho dovuta mettere in questo coso qua dell'abbronzante che nebulizza molto meglio. E però devo dire che del prodotto in sé sono abbastanza contenta. Dio santo, che fastidio sto occhio. E basta, il video finisce qui. Vi lascerò magari delle clip o delle foto con i prodotti della Selleria, quelli nuovi. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un pollice in su ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.